GF VIP 7, Nikita presa in giro Rihanna, Luca e Jaele, video. Il rapporto tra Nikita Pelizzone e alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP 7 continua ad essere complicato. Nella serata di sabato 11 marzo la modella triestina stava giocando con una piuma quando in lontananza Luca Onestini. Oriana Marzoli e Jaele De Donà hanno ironizzato sull'atteggiamento della coinquilina. Le prese in giro dei tre hanno fatto innervosire i fan social di Pelizzon. Durante la serata di sabato 11 marzo Oriana Marzoli, Luca Onestini e Jaele De Donà si trovavano in giardino a conversare. Poco poco in là c'era Nikita Pelizzon che dopo aver visto una piuma ha deciso di giocarci. I tre nel vedere l'atteggiamento della coinquilina hanno cominciato a prenderla in giro. In particolare Oriana ha affermato, che fa? La piuma, la piuma. Sta soffiando. No vabbè, ragazzi. Io basta. L'ennesima presa in giro nei confronti di Nikita Pelizzon da parte di Oriana, Luca e Jaele ha infastidito i fan della modella triestina. Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato l'atteggiamento dei tre concorrenti, meglio giocare con una semplice piuma piuttosto che sputare e calpestare le foto degli altri. Fare i teatrini dalla mattina alla sera, dire le peggio cose, correre dietro al vino e agli uomini. Togliersi i microfoni e infrangere le regole. Un altro utente ha affermato, vipere. Un altro telespettatore delle reality show ha sostenuto che Luca, Jaele e Oriana sarebbero invidiosi del percorso portato avanti da Nikita, mentre qualcun altro invece ha accusato Luca Onestini di continuare a gettare fango sulla coinquilina. Tra i vari commenti, c'è comunque anche chi ha preso le difese dei tre sostenendo come la Pelizzon abbia effettuato un percorso poco limpido. Nel frattempo, lo scorso giovedì 9 marzo Nikita Pelizzon è stata protagonista di uno sfogo nei confronti degli autori del programma. Dopo la diretta, la modella si è ritrovata a parlare con Antonella Fiordelisi spiegando come in confessionale avesse chiesto di non tirare fuori in puntata le sue riflessioni su Luca Onestini. La stessa Pelizzon ha riferito che la psicologa l'aveva rassicurata, ma nel momento in cui in puntata si è ritrovata a parlare di quel determinato argomento la ragazza si è sentita presa in giro. La concorrente si è detta dispiaciuta anche per il fatto che la maggior parte dei suoi compagni d'avventura pensa che sia una persona falsa. Al contrario, Nikita crede che se avesse voluto avere visibilità nel programma avrebbe intrapreso un flirt con qualche coinquilino.